Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Eccoci qui come ogni anno a tirare le somme, nel mio caso a guardare cosa ho aggiunto al mio workflow e come l'ho impiegato nel 2020. Sono usciti dei plugin molto interessanti, altri sono dei sempreverdi come vedremo, altri ancora sono stati abbandonati e superati dalle nuove release. La nuova situazione coronavirus ha permesso l'accelerazione di alcune tecnologie quali lo streaming e la progettazione di nuovi ambienti virtuali di lavoro da associare alle cuffie, cercando di superare lo studio recording classico. Ho diviso questo video per tipologie di applicazione, vedremo quali sono i plugin per il mix del 2020, per il mastering e gli instruments che ho usato in maniera assidua quest'anno. Iniziamo con i plugin di mastering. La mia DAW di riferimento è ovviamente Studio One Pro, perché mi consente nell'uso dei plugin un routing estremo, come abbiamo visto molte volte, molto flessibile rispetto a qualsiasi altra DAW al momento sul mercato, oltre all'integrazione con l'hardware esterno attraverso proprio la pipeline, che compensa perfettamente la latenza in ingresso e in uscita sia con l'outboard analogico sia con la seconda scheda audio e quindi un secondo computer che uso come outboard esterno. Trovate il video su come fare il mastering con due computer sempre su questo canale. Nel mio mastering utilizzo quindi un sistema ibrido tra outboard analogico e plugin. Il mio outboard esterno è composto da un Maselec MLA2, un Xpressor della Elijah e un compressore custom in stile SSL chiamato VC4 creato appositamente per il mio studio, oltre ad un Eventide H3500 DSX. Questi fanno parte della mia catena che utilizzo con i plugin in pipeline di Studio One. Riguardo ai plugin, iniziamo dai canali. Normalmente il master avviene su una traccia stereo, quindi già un mix ben fatto, ma molte volte mi capita di fare mastering multitraccia dove la voce o alcuni strumenti sono separati in stems. In questo caso ho ipotizzato gli stems standard, che possano essere la voce, il basso, l'orchestra, le chitarre, il synth, drums, piano, l'H3000 che utilizzo tantissimo e il bus di master dove finiscono tutti dentro, oltre al bus principale della catena finale di Studio One e un bus dedicato all'ascolto e quindi all'analisi esterna dal bus principale. Questa è una funzione di Studio One che si chiama Listen Bus. Partiamo dalla catena riguardante le voci. Normalmente le voci già mixate possono essere però ritoccate in alcuni aspetti. Una delle cose che spesso faccio e che spesso capita di fare è magari ricevere la voce non perfettamente registrata o quantomeno registrata con microfoni scadenti che danno appunto delle risonanze alla voce fastidiose, magari difficili da correggere all'interno del mix, in questo caso in un mastering. Per questo utilizzo Sooth 2, l'avete già visto in un altro mio tutorial, ed è un plugin proprio di correzione delle risonanze, sia le alte, le medie o le basse. Questo è ovviamente utilizzabile non soltanto sulla voce come un deesser, ma anche sulla batteria come deesser di rimozione dell'harshness della batteria o sul master direttamente per poter correggere le risonanze tipiche all'interno di un mix, magari un mix dove la zona medio-bassa è confusa, è un po' fangosa, oppure troviamo un mix dove la zona medio-alta e media è abbastanza confusa oppure appunto ritenuta un po' più boxy, scatolosa. L'altro plugin che uso tantissimo sulla voce è El Rey. El Rey è un plugin, come abbiamo già visto in altri tutorial, non del 2020, ma quindi già presente da un paio d'anni, ed è un plugin che emula appunto un compressore valvolare. In questo caso mi dà tantissime armoniche e quindi tantissimo calore al suono compresso ed è molto molto bello sulle voci per enfatizzare proprio quelle frequenze che spesso mancano. Per fare ritocchi un po' più estremi invece utilizzo FireMaster, che avete già visto anche questo in un video. FireMaster è un plugin in grado di
controllare la distorsione armonica sulle basse e sulle alte, oltre al controllo di distorsione vera e propria che abbiamo con Def e il colore della distorsione. Questo poi ci dà modo di avere anche un mix parallelo tra distorsione e voce originale. Molto comodo quando appunto il cantante, in questo caso, potrebbe aver scelto il microfono sbagliato o la voce potrebbe essere troppo, ad esempio, mediosa e poco carica sui bassi e necessita quindi di una colorazione sui bassi. Potrei utilizzare anche Saturn per fare questo, ma in questo momento l'ho aperto sul canale della voce. Infine, il mio plugin preferito sulle voci, Green 4, con il quale ho anche collaborato nella realizzazione dei preset che trovate qui al lato. Green 4 è l'equalizzatore per eccellenza degli anni 80, è l'emulazione appunto del GML e mi offre e mi dà modo di controllare perfettamente le curve di equalizzazione come se fossi un chirurgo proprio sul controllo della voce. Ovviamente ogni parametro poi è indirizzabile e attivabile anche su singola banda, questo è comodo per risparmiare anche processore. Oltre a questo ha una funzione di spread molto bella da utilizzare magari sul canale della voce che è stata registrata in un bellissimo ambiente. Per il basso in fase di mastering utilizzo molto spesso il Pultec, in questo caso il Purple 3, sempre di acustica audio, veramente molto molto bello e convincente. Mentre invece per aggiungere distorsione armonica al basso utilizzo PSP Earthrider, molto molto bello, in grado di darmi veramente tante armoniche, soprattutto nelle zone che ricerco del basso, estremamente convincente e utile, oltre che leggero, quindi poco pesante per il processore. Arrivando all'orchestra, i plugin più utilizzati sono i FabFilter Pro Q3, che mi permette un controllo dinamico, oltre che una precisione anche sul controllo mid-side, avete visto anche questo in un video, e poi successivamente uno dei miei equalizzatori preferiti in assoluto, facente parte del pacchetto di Ultramarine di Acoustic Audio, che è l'Acoustic Audio Ultramarine Model A27. Le curve di equalizzazione di questo modulo sono incredibili, mi danno un colore ed una dinamica pazzesca, soprattutto sui suoni acustici, in questo caso infatti l'ho aperto sull'orchestra, ma è utilizzabile molto molto bene anche sulle sezioni di pianoforte e di sintetizzatori. Sempre sull'orchestra potrei utilizzare Spiff, che vedremo in un altro video presto, ed è un boosting dei transienti, molto utile sia nella correzione che nell'enhancing dei transienti. Arrivando alle chitarre, uno dei miei preferiti in assoluto è Saturn, la prima versione, perché i suoi preset sono fatti molto bene per la gestione della dinamica e della distorsione multibanda sugli strumenti come le chitarre elettriche, sia pulite sia distorte. Oltre a questo adoro utilizzare il PSP Old Timer, anche questo uscito recentemente, è un compressore multibanda perfetto da utilizzare in coppia con il distorsore multibanda che è il FabFilter Saturn. Questo crea un bilanciamento all'interno delle chitarre veramente molto bello. Arrivando ai sintetizzatori, utilizzo spessissimo il Diamond 3 di Acoustic Audio, un equalizzatore creato appositamente per i generi elettronici, e ovviamente il Sempreverde, questo lo uso da anni un po' dappertutto, anche nel mix, ed è un plugin incredibilmente comodo, leggero e molto molto bello nel suono, il PSP E27, in grado di lavorare stereo e in modalità mid-side. L'ho utilizzato moltissimo nei mastering di strumenti e di gruppi acustici. Bellissimo il colore ed il drive, mai troppo eccessivo. Sempre per rimanere sul piano degli strumenti acustici, passiamo al piano. In questo caso il pianoforte acustico lo tratto sempre con il Gold 4 di Acoustic Audio, che è l'emulazione dei vari banchi NIV, molto ben fatto, e che mi dà modo di controllare le armoniche ed il colore, soprattutto degli strumenti complessi come il pianoforte e dei vari microfoni che vengono utilizzati per riprendere il pianoforte. Splendido anche l'equalizzatore che funziona da limiter e i colori assegnabili appunto, i colori dei preamplificatori e dei trasformatori assegnabili appunto dai switch che troviamo qui. Trovate un video approfondito su Gold 4 sul mio canale. Passando per gli effetti, mi capita spesso di dover creare dei microambienti o delle risonanze di ambiente, in questo caso utilizzo spessissimo l'Eventide H3005 che ho nel rack, ma in assenza di quello utilizzo la sua versione plugin, che è fatta veramente molto bene e ha i preset di fabbrica molto utili e utilizzatissimi sulle voci, sui cori soprattutto.
mi permette di avere un controllo dell'ambiente veramente molto bello. Ho utilizzato anche sugli stems degli effetti. Un EQ che utilizzo ultimamente in maniera frequente è anche il Pro EQ di Studio One, che possiede un low-cut filter in fase lineare, molto molto comodo, senza dover scomodare appunto il FabFilter Pro Q3. Arrivati alle batterie, quello che utilizzo e che amo tantissimo sulla batteria è l'emulazione dello Shadow Hill, in questo caso Acoustic Audio Aquamarine, un doppio compressore che avete visto in un altro video, che mi dà modo di controllare la dinamica e al contempo stesso il colore dei trasformatori da utilizzare sulla compressione. Il rispetto dei transienti è pazzesco e può essere controllato dal look head che troviamo qui e dallo Schmod che troviamo sull'altro lato. Possiamo utilizzare o una singola sezione o entrambe le sezioni del compressore, proprio come avviene sullo Shadow Hill. Credo che sulla batteria sia uno dei compressori più belli mai sviluppati. Ultimo ma non ultimo, visto in termini di arrivo, è Gain Station di Mike Dean, che utilizzo spesso adesso sulle batterie, perché dà appunto quella distorsione analogica estremamente convincente che porta in faccia il suono della batteria. Ho applicato in questo caso il Vice di Esser sulla batteria per poter correggere il deessing dei piatti, ma potrei utilizzare in questo caso anche Sooth 2. Nel caso in cui dovessi lavorare sul master vero e proprio, quindi su un file stereo, utilizzo diversi plugin. Uno di quelli che amo utilizzare spesso per il controllo mid-side è il Brainworks BX-XL V2 o Mastering Limiter. Questo mi permette di lavorare molto approfonditamente sul segnale mid-side e sul mid suddiviso in due sezioni, quindi low mid e high mid, e inoltre possiede la bellissima capacità di creare il mono maker da un range di frequenze in giù, fantastico e utilissimo quando si sviluppano mastering per il vinile, in cui è necessario avere controllo dettagliato del mono da una certa frequenza in giù. Partendo dagli equalizzatori sul master, uno dei miei preferiti è Erin, un equalizzatore appunto creato per il mastering. È in grado di lavorare in maniera molto selettiva e molto delicata, con appunto una risoluzione estremamente alta. Non è quindi un plugin da utilizzare con grossi scoop invasivi e di correzione estrema, ed è quindi dedicato proprio al mastering più accurato. Lo uso spessissimo quando appunto mi ritrovo a masterizzare delle orchestre, ad esempio, o dei quartetti o dei gruppi acustici registrati. Lo stesso dicasi per il compressore della serie Erin. Anche in questo caso abbiamo un controllo molto particolare, molto delicato della compressione. Un altro degli strumenti che uso tantissimo all'interno dei mastering è FabFilter Saturn 2, un distorsore di armoniche, ma in questo caso nella seconda versione viene anche associato a degli filtri di LFO e ad un controllo dinamico regolabile, come se fosse un compressore che lavora sulla distorsione armonica delle bande che poi uno va a creare all'interno del master. Estremamente utile quando noi abbiamo bisogno di creare dinamicità all'interno di un master abbastanza fermo. Passando poi sempre per gli equalizzatori dinamici troviamo Ivory. Anche questo non è del 2020, ma comunque resiste nel mio workflow perché mi permette un controllo dinamico, anche questo dettagliato e molto bello, soprattutto sulle medie e medio-alte. Lavora anche questo sia stereo sia in modalità mid-side. Proseguiamo sempre con Acoustic Audio e su Lift 2 della serie Diamond. In questo caso Lift Master è in sostanza un enhancer, anche questo di frequenze. Abbiamo modo appunto di controllarlo come se fosse un compressore, ma non è multibanda, quindi occhio a come impiegarlo all'interno dei nostri mix. L'ho usato spesso sui sintetizzatori, ma funziona anche sul master. Rimanendo in tema di distorsioni armoniche, non posso non citare l'Elevate di Newfangled Audio, distribuito da Eventide. È in grado di controllare in maniera incredibile tutta una serie di parametri relativi al trattamento dei transienti e al clipping di questi. Lavora in maniera molto chirurgica, non è intuitivo come un funzionamento, ma ho trovato un tutorial sul mio canale per vedere come utilizzarlo all'interno di un master stereo. Poi appunto abbiamo la pipeline che gestisce il mio outboard esterno, qui troviamo i collegamenti agli outboard, e possiamo aprirlo su diverse tracce, quindi utilizzare un outboard per ogni traccia in maniera distinta, con un calcolo della latenza veramente incredibile. Lo stesso plugin lo utilizzo per collegare due schede audio via ADAT, l'avete già visto in un altro
altro tutorial. Passiamo ora a Scarlett, un altro equalizzatore da mastering molto bello e anche questo molto utilizzato nel campo del mastering. Offre un controllo dettagliato di tantissimi parametri e dà una pasta ovviamente diversa dagli altri, quindi in base al tipo di brano cerco di utilizzare o questo o Erin. Arriviamo infine ad Ultramarine, un altro dei miei compressori più utilizzati nel master, che fa riferimento appunto al Fairchild. È un compressore stile valvolare, non è invasivo, ma permette un controllo dettagliato della dinamica sempre in modalità mid-side quando messo su Latvert. Possiede il controllo di rispetto dei transienti con lo Schmod e ha la possibilità di un sidechain filter sulle frequenze basse, molto molto bello, utilissimo per comprimere il side del segnale stereo. Arriviamo infine al Vice di S1, il mio must per ogni mastering, diciamo l'unico plugin che utilizzo sempre qualunque siano le condizioni, che è in grado appunto di darmi un controllo dettagliato sul limiting e sul dithering. Infatti offre un sistema di dithering interno pazzesco che preferisco rispetto a quello delle DAW, anche rispetto a quello di Studio One, che è molto bello, e tre diversi tipi di limiter che fanno riferimento anche al trattamento dei true peak e dei picchi di intersample. Ho inserito Zone perché spesso mi posso trovare in una situazione dove non possiedo tutti quei plugin e quindi all'interno di Zone ho la possibilità più o meno di ricreare un workflow abbastanza semplice e funzionale. Ci sono tantissimi tutorial su Zone, ma quello che a me piace tantissimo è l'utilizzo dell'imager e del suo controllo indipendente dei transienti sul segnale stereo. Arriviamo così al bus principale, dove spesso inserisco plugin di dettaglio, quindi quelli che infine curano il dettaglio del mastering. Il primo è il tape di Softube, molto interessante, che all'interno di Studio One mi permette di lavorare in multitraccia se inserito nella sezione Mix FX. Questo fa sì che gli stems possano suonare come se si trovassero all'interno di un registratore multitraccia con i relativi effetti di crosstalking controllabile qui dall'interno dei settings. Infatti qui abbiamo il crosstalking controllabile in questo modo e la possibilità di enfatizzare le alte o no. Sempre nella sezione principale ho inserito l'Equivocate, un equalizzatore molto particolare sempre di Newfangled Audio per il controllo finale di alcune frequenze, quindi se ho bisogno appunto di evitare di utilizzare un tipo di controllo più dettagliato su piccolissime parti delle frequenze. Passiamo poi a Unison, che avete già visto anche questo in un altro video, uno dei compressori più belli da mastering mai realizzati, versione software che ha dei controlli dettagliatissimi del detection RMS diviso per bande, high, mid e low. Questa funzione è forse la parte chiave di questo compressore e che mi permette di controllare la compressione multibanda all'interno dello stesso singolo plugin in maniera più dettagliata, dove il detection avviene attraverso l'RMS e non il picco. Parlando di clipper, adoro utilizzare Big Clipper di Boz, lo vedremo poi in un video, estremamente cattivo e utile in alcune situazioni di musica non classica, diciamo. Il transient di Diamond è stato creato anche questo come un controllo sui transienti e quindi sui picchi da recuperare all'interno del master. Molto utile, molto bello utilizzarlo. Ovviamente colora, quindi stiamo attenti all'utilizzo estremo di questo plugin, ma è uno dei plugin che mi convincono di più in questo senso. Troviamo anche in questo caso Sooth 2 sul master, appunto come vi ho detto prima, e poi ho inserito due plugin di T-Rex, in questo caso il T-Rex Master Match, in grado di fare matching tra diverse sorgenti audio, in questo caso file audio esterni, per confrontare quello che sto facendo con il mio master, quindi per avvicinarmi al master appunto di altre produzioni. L'altro è lo Stealth Limiter, perché in mancanza del Vice di S1 è una scelta ottimale e molto ben bilanciato. Quindi l'alternativa al DS1 di Vice è sicuramente lo Stealth Limiter di T-Rex. Anche in questo caso abbiamo due diversi tipi di dithering, tre diversi tipi di limiter suddivisi in balance, harmonics e harmonics 1, l'infrasonic filter e il controllo di SPL o intersample peak limiter. Questa è un'altra funzione molto molto importante.
Infine troviamo il Vice Maximizer, questo è un mio must, non lo tolgo mai dai mastering che escono dal mio studio e mi permette anche questo un super controllo con 5 tipi di limiter, quindi abbiamo dal trasparente al wide al DS, quindi da indirizzare poi all'interno del nostro master, anche di questi avete dei tutorial sul mio canale. Ho reinserito anche in questo caso il DS1 perché magari a fine catena potrei utilizzare soltanto la sezione di dithering. Nella sezione riguardante l'analisi di quello che sto facendo ho inserito il PSP VU3, molto utile, molto configurabile come plugin, lo vedremo in altri tutorial, il Level Meter di Studio One, molto affidabile, e nella Listen Bus tutti quei plugin che fanno riferimento all'analisi spettrale e non del materiale che sto trattando. Uno è l'Insight molto bello di Isotope, il Loudness Penalty di Meter Plugs, molto utile per capire cosa accade più o cosa accadrebbe sulle varie catene di distribuzione digitale, il Nugen molto molto bello che avete già visto in tantissimi altri miei tutorial e che mi permette di controllare e guardare ed ascoltare anche i difetti che vengono messi in evidenza dalla conversione in MP3 o dal deposito sulle varie piattaforme digitali, un must per il controllo appunto del risultato finale prima che venga pubblicato. Troviamo poi la sezione sempre di T-Rex del metering, molto simile all'Insight di Ozone, lo Yulin Loudness Meter 2 Pro, che ha un eccellente sistema di rilevazione dell'UFS in tempo reale e dell'UFS integrato, oltre ad un'analisi spettrografica qui al lato degli intersample peaks molto evidente e che ci indica anche in quali punti trovare l'intersample peaks, molto molto bello e raffinato. Infine esporta un file di testo contenente i dettagli dell'intercettazione. Sulla fine della catena del Listen Bus troviamo ovviamente il Sonarworks Reference 4 per una calibrazione delle casse o delle cuffie nel mio caso, calibrata appunto con le Audiesel CDX, e subito dopo il Real Phone di D-Sonic, che avete visto anche questo in un altro video, per la creazione di un ambiente molto simile a quello del mio studio. Questi sono tutti i plugin ovviamente che non uso contemporaneamente ma che scelgo durante le fasi di mastering e che trovate spessissimo nei miei tutorial su questo canale. Nelle prossime puntate vedremo quali plugin ho utilizzato di più nel 2020 per il mix e per gli strumenti virtuali negli arrangiamenti. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e Music Off. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!